Eccoci qui dunque. Pepe è morto. Il regno è diviso. E molto probabilmente stiamo sul cazzo a tutti. Ma c'è un'attività molto speciale che andremo a fare in Mantinente. Un'attività che ci legittimizzerà davanti al popolo e ai nobili. Un'attività che esiste come perno centrale del feudalesimo, quello acculturato, non i barbari. E sto parlando dell'incoronazione. Ah no, è vero, non l'hanno messa l'incoronazione. Siamo già incoronati, ma non frega un cazzo a nessuno. Buongiorno, signori. Quarta puntata, ben ritrovati. Oh... Potevamo fare l'incoronazione? La potevano mettere, no? No. Piuttosto meglio fare la cazzata delle nozze rosse perché l'abbiamo visto su Games of Thrones. Va bene, sono polemico di natura su certe cose. Allora, comunque sia più o meno non è che ci si scosta tanto. Dovremmo andare a leccare un po' le pallette qua e là perché il nostro caro Yaropol, che anche se adesso è nominalmente, ma realmente il regnante della Kievan Rus fake... È un po' sadico, è un po' humble, è un po' craven, come quello. Insomma, ha due tratti che stanno sulle palle a tutti, cioè il sadico e il cacasotto. Quindi non sarà facile. Sì, però abbiamo una buona amministrazione, quindi io mi spero di riuscire a rimpinguare un po'. Però è bello perché prendiamo meno di prima, cioè perdendo questa parte di territorio... Nonostante quest'uomo qua prenda circa un 30% in più di tasse, comunque non arriva a prendere quanto suo padre. E tant'è, andiamo un attimino a rimodernizzare questo ragazzo. Questo ragazzo va rimodernizzato. E io ve lo faccio a voi con uno schiocco di dita. Tac! Guardate quanta regalità in più questa barba, questo taglio di capelli alla moda, questo mantello che tecnicamente... Non lo so, vediamo. Che tecnicamente non clippa. Madonna mia, siamo avanti 100 anni. Avevo già salvato i cambiamenti. Allora, secondo passo. Intanto che lo modificavo ci ho pensato. E sapete che roba? È il caso. È il caso di fare una feast subito. Dai, aspettiamo dopo per il resto. Speriamo che i tizi se la prendano bene. Murder feast ancora? No. Vogliamo fare una feast normale. La vogliamo fare qua a Kiev, che ci dà province with sighted buildings give out gold discount. Fia se ci serve gold discount. Tu non sai neanche quanto cazzo mi serve un gold discount, ti prego. Oh mio Dio. Allora, travel option non ci serve niente. 5 in entourage. Spero arrivi anche altra gente sulla faccenda qua. Non credo ci sia da mettere niente. Honorary guest. Qui le situe sono da situare. Io sinceramente sapete che non avrei tanta voglia di spaccarmi le bolas con la guerra con quello là di Novgorod. Quindi facciamola, se noi facciamo l'amicizia possiamo andare avanti a farci i cazzi nostri. Scelgo lui, dobbiamo un membro onorario della festa, lui, che almeno così ce lo arruffiniamo un pochino e andiamo bene. Befriend anche non sarebbe male per quella cosa qua, voglio dire. Befriend target, io ragazzi vado full balls deep sul tizio. E speriamo che la situa vada bene. Paghiamo 60 di cibo, 144 in tutto. Tecnicamente è accettabile, dai. Quindi inizia la festa. Iniziamo subito così. Oh, mi piace un sacco il nuovo taglio più barba che abbiamo fatto. Comunque, arrivano tutti gli schiavi, i servi, nel salone principale. Portano le decorazioni. Alcuni ospiti sono già qua che arrivano. E io sto indulgiando tra i drink, la bevazzare e il fuoco. Ah, eccolo lì, sembra che abbiano messo su lo suono è un cigno, però il cigno arrosto, ma buono. Non riesco a trovare il re Mstislav da nessuna parte, non riesco a aspettare che arrivi per cercare di circuirlo. Intanto guadagniamo un po' di sito, abbassiamo la velocità a track, se no non ci si gode le feste. Vedo che qua è successo qualcosa, vediamo, sarà un evento qui della festa forse. Foca cane, se sto aspettando che arrivi Re Mstislav, perché devo ammicarmelo subito. 5 mesi! Ma in effetti Ignari deve fare un cazzo di viaggio che è importante. Però ha accettato, è già qualcosa. Sì, aspettiamo che il tizio arrivi, ma in verità i problemi sono già di casa. Allora, abbiamo questa bellissima fazione che è già pronta a spaccarci le palle in 15 mesi. Mi sa ancora prima che il tizio arrivi, quindi... Non c'è molto tempo da perdere. Qualcuno va circuito e probabilmente il principe sviato Polk. Ma ti chiami come me? Io più o meno il bastardo comunque. Ah, questo è mio fratello, te. Testa di cazzo.
possiamo far sposare qualcuno? Io ho un bambino qua di 2 anni, tu hai qualcosa? No, non hai niente, quindi io e te il matrimonio non ne facciamo. Tu non hai figli. Non hai figli, tu sei dannato. Tu non hai figli. E quest'uomo qua, allora nada de nada. Quest'uomo qua, nada de nada, perché ha una figlia albina, un bambino piccolo, forse non ne vale la pena però. No, ci servono... Io mi devo bruciare per forza un figlio o qualcosa per riuscire a fare una roba con questi qua e togliermeli dalle bolle. Non ce ne sono, non c'è tante sito, tipo, andiamo direttamente sul bambino, arrange marriage. Beh, io ne ho di ho questa qua piccolina. Loro accettano e perdo prestigio, quello ne guadagna, però almeno me lo tolgo dalle bolas. E in verità dobbiamo cercare anche fuori dal circondario. Allora, se riesco a farmi amico lui, è bella che è finita. E poi quando muore, se muore, i suoi figli spaccano su tutto e noi torniamo in auge. Ma tanto fino a quando non abbiamo le leggi differenti qui della situa, non è un po' inutile questa qui di successione, è un po' inutile. Ah, che bello! Ah, che bello! Guarda te chi c'è sopra qua. Tutti quanti fanno i cazzi. Ho capito. Lui deve sparire, mio fratellastro. Il bastardo. È possibile sposare mio figlio? Cioè, lo so che ce l'ho da qualche parte con qualcuno dei tuoi. Nice indeed. Questo è very nice. E il fa io, però col cazzo che accetto. Matrilineare non accetto comunque. Va bene, vediamo se la storia della fazione però si risolve. Ok. Lui qua però deve per forza sparire un giorno di questi. Adesso mi viene comodo magari di essere 48%, veramente poco. Non lo so. Ci servono alleati però. Stavo guardando Polsk, ma il tizio che ce l'aveva prima grosso è morto. Smolensk sono 1700 uomini e niente di cena e siamo più o meno uguali. L'altro tizio è quello, oppure ci sarebbero gli Arpad che adesso sono col ramo cadetto. A me piacerebbe ritornare con i Piast. Però, alla fin fine è qua. E Smolensk mi piacerebbe andare a prendergli il giro, punto e stop, perché comunque questi, cioè, sono territori nostri. Vado con cautela. Oh, Dio grazie! È arrivato l'ospite d'onore! Finalmente, vi ho aspettato una vita. 40 ospiti, miei coglioni. Comunque un sacco di gente è rimasta impressionata per il mio tizio qua, guardate. Tipo, grand coso regaled... Penso che sia rimasto colpito, voglio dire, dalla mia necklace. Quindi sono tutti. Mi ha dato un sacco di prestigio che non so adesso cosa fare, ma tant'è. Comunque, finalmente possiamo. Il mood è bello alto, finalmente possiamo iniziare. Guarda com'è felice di essere alla mia festa. Guarda la faccia della felicità. Cazzo, felicissimo. Buono, non vedo l'ora di festeggiare. Eccoci qua. I venditori di vino mi situano le situ. Ho guadagnato 100 punti stewardship. Eccolo qua. Allora. Mi c'è voluta tutta la sera per avvicinarmi a Remstislav senza che sembri un po' una roba forzata. Dopotutto le migliori amicizie sono quelle spontanee. Io voglio che creda che sia spontanea. L'uomo sta mangiando il suo cibo, mettendosi un piccoli pezzettini in bocca e ungendosi un pochino tutto quei maiali. È tutto un po' pesante, non è vero? Questa portata e le portate prima di questa, e lui nervosamente guarda i tizi che stanno portando la portata dopo. E quella dopo ancora, così tanto cibo, tutto di fila, quando invece quello di cui bisogniamo è un buon digestivo. Credo che sia stata una brutta idea. Allora, vediamo cosa possiamo. Kim Must becomes your friend 25%. Cioè, tu capisci, vero, che questa è la mia festa, vero? Oppure cambia discorso per cercare di situare meno le situ. Allora, io direi che in effetti ammettiamo il fatto di forse aver fatto arrivare un po' troppo cibo. E c'è un 25% di possibilità che diventiamo amici, un 25% di possibilità che iniziamo ad entrare amici, un 50% di possibilità che comunque guadagna 30 opinioni di me. Pac, solo la 30 opinioni ci siamo beccati, però guardatelo, bello contento. Io gli sto addosso, non lo mollo un attimo. Ad un certo punto il grande tavolo da pranzo dove l'alta nobiltà sta cenando fa un bel crack e cede sotto il peso delle portate. In effetti forse ci sono tutti i motivi di credere
che fossero un po' pesanti, proprio letteralmente, questi piatti qua. Comunque, mentre noi veniamo spostati al tavolo dei nobili, quelli un pochino meno fighi, io mi avvicino a mio caro fratello King Mistlav, a un'altra occasione per leccargli un po' le pallette. Nel mentre il conte Viscita la prende male, dice che non è un granché sedere in mezzo a quasi comuni plebei. Mentre invece il conte Grigori fa vedere che l'umiltà degna di un lord vero, questo qua l'avevo messo su io nello scorso mandato con mio padre. Comunque, Mistslav ed io alla fin fine parliamo tutta sera e abbiamo, ci siamo messi d'accordo che questa non sarà l'ultima festa che passeremo assieme, perché ci siamo divertiti tantissimo. Che grande, ho finalmente detto mio amico, che grande notte. Guardate qua la cumpa, la gumbrigola, la mia regina, porca puttana. Queen Chica Brawls, oh no, è il suo rivale. Oh no, no, ferma un giro. Dov'è? King Europe War Mac to Guest. Dove cosa ha fatto la regina? Perché ha Mistslav. Ok, ha lo stesso nome del re, ma non ha picchiato il re. Ha fatto Brawls, cioè fa a botte. Sei incinta. Che poi come cazzo fa a essere incinta che siamo una festa? Però vabbè, dai, sta tizia qua gli piace. Lei è il mio soulmate, quindi so che non mi tradirebbe mai. Quindi immagino che prima che arrivassero gli ospiti, dietro il caminetto del salone e via così. Comunque, cos'è che succede anche qua? Oh, caccane, guardate la stanchezza nella faccia del povero Yaropolk. Possiamo chiamarlo Yaro, d'ora in poi. Comunque, c'è sto tizio qui che scassa le palle. In verità potrei far vedere la tua stupidità, non potrebbe mai annoiarmi. No, per piacere, lasciamo perdere. Ho avuto una conversazione interessante. Guarda qua, scusa, come la becco? Questo qua è qualcuno degno di nota? Mio vassallo, 369 uomini e ha solo un meno 7, ha anche paura di me, quindi no, gli dico di andare avanti e GG. La serata, ragazzi, continua. Mentre i miei guest se ne vanno, i miei ospiti, e se ne vanno di buon umore, sono anche sollevato dal fatto che il conte Sviatopolk non se ne va senza dire ciaone. E tutti e due ci salutiamo. Che uomo, what a man. E dopo qualche evento minore dove c'è la possibilità di aumentare un po' l'opinione con alcuni, arriva questo evento che dice che la festa sta arrivando alla fine e i miei visitatori sicuramente si aspettano un po' di attenzione, che io presti un po' di attenzione anche all'ospite d'onore, che è ovviamente quello che vogliamo. Tradizionalmente si fa un toast in italiano, com'è che si dice? Quello di sposi, discorso, non lo so, comunque quella cosa lì. Di complimenti, si beve un bel po' di questo vino speziato, qualsiasi cosa speziata sia, eccetera eccetera. E in effetti noi l'unica cosa che possiamo fare è la prima, perché le altre ci danno un po' fastidio perché siamo humble, quindi rimaniamo qui. E noi quindi facciamo questo, ecco, alziamo i calici in onore di Re Mistslav, che guadagna 150 prestigio, si guadagna la stima di tutti, insomma tutti quei buffi lì se li becca lui. E un meno 5 stresio che non ho perché sono humble. Vediamo se la sito altri sto guadagnando prestigio anche per la mia armatura. Comunque sia, penso che sia fatta. Poche candele sono sopravvissute dopo la lunga notte. Posso sentire alcuni servi che finalmente fanno fega, è finita. Il cibo è ancora caldo in alcuni piatti. Presto parola arriverà in ogni angolo del reame e tutti i nobili che valgano qualcosa sapranno della mia festa stupenda. Bene, e con questo è tutto fatto. Abbiamo guadagnato 20 opinion in generale, penso. Ogni non-country attend valsa ha guadagnato 15 opinion, abbiamo guadagnato 150 di prestigio e alla fin fine siamo diventati amici più 100 e possiamo finire questa feast così. Io direi che è arrivato quindi il momento di andare a stringere un'alleanza, perché io ho fatto sito per arrivare a questo punto e pararmi il culo. Mentre lui torna a casa, gli scrivo una lettera, guarda che però ti sei dimenticato di fare un'alleanza, lui mi rimane dietro il corriere a piedi correndo e finalmente siamo belli a posto. Sappiamo che nessuno ci scasserà più il cazzo e possiamo concentrarci su altro, cioè la stabilità interna e l'andare a prendere il giro Smolensk, probabilmente. c'è stato qualche buff per questa roba qua? Non credo, perché non era una grand situa, vero? Interesting conversation, stewardship più 2, army moving più quello... E poi celebrità Grandios Wedding. Ah, questo mi rimane ancora dal Grandios Wedding. Fino all'ottobre dell'87. Però un bel po'. No, speravo in qualcos'altro, ma immagino che sia con le attività quelle un pochino più grosse. Tournament e Grand Tour. Che vedremo di fare comunque.
Ecco, forse non avrei dovuto avere tutta quella fretta a fare l'alleanza. Già il fatto che eravamo amici e non mi avrebbe attaccato era un qualcosa di positivo e questa cosa qui mi avrebbe fatto molto comodo. E vedi, i suoi nuovi vassalli si stanno già ribellando contro la sua tirannia. Non era poi così male stare sotto il vecchio Jaro. E invece no, accettiamo, entriamo in questa dannata guerra. Che bello. Vanguard, vigliacchi, noi difenderemo i nostri territori. Insomma, se vengono dalla nostra parte li pestiamo, altrimenti lasciamo che il nostro caro amico. Ma no, 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 fermo, 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 fermo. Oh, porca puttana, ho fatto bene a farmelo amico. Porca puttana, chi è che ha ammazzato questo tizio qua? Dov'è che era la kill list? È stato lui ad ammazzare il principe? Come l'ha ucciso? Ha proprio assassinato! Oh, porca puttana! Vabbè, comunque dobbiamo agire in accordo con il roleplay. Quindi noi non ce ne approfitteremo. Noi marceremo a fianco del nostro alleato e porteremo distruzione contro chiunque osi opporsi a noi. Prima facciamo entrare il grande principe Vesvlovlov che mi dà un po' di prestigio, ma noi preferiamo i soldi, né? Si sappia, nel regno. Tra l'altro, visto che, orca puttana, quanti soldi spendo, ma Cristo santo, ma quanto costa sto cazzo d'esercito ogni volta? Andiamo a... Io sapete che roba, io... sì, boh, andiamo dove andiamo e arrestiamo chi dobbiamo arrestare. Tanto a Kiva abbiamo finito di costruire anche, prima di morire, l'ultimo lavoro che ho fatto fare, il Bloomeries, che per conto mio sono i blacksmith. Praticamente ci danno, come vedete, un po' più di tasse, un po' più di danni ai Manhattan stazionati lì, un 1% in più di Knights of Effectiveness e quel cazzo che è, però riduce il costo del duello quando facciamo i tornei, che sarà una roba che probabilmente faremo. Ullala, l'onemico sta venendo qua e io la mia parte la sto facendo. Quindi noi ora entriamo con i Man-at-Arms che erano rimasti fuori. Probabilmente ci asfalteranno il deretano, ma sono convinto che il caro Tornik, che ha meno 60 di opinione verso di me, o vince o esplode. E sono cazzo. Forse avrei dovuto togliermi da lì? Può darsi. Ma noi siamo dei duri. E i duri muoiono gonfi a quanto pare. Vacca puttana se moriamo gonfi. Ritirata, ragazzi, ritirata strategica. Non starò lì a farmi sconfiggere come un cane tutto il tempo. Niente, a quanto pare i Gianfranchi messi insieme sono un pochino più forti di noi. Sotto il lato pratico io continuerò. Ogni tanto vi faccio vedere anche le sconfitte, no? Così non è solo un magna magna generale, anche tutto il resto. Continuerò a cercare di pushare con delle guerre oculate a destra e a manca. Ma se loro vincono, per me non è un gran cazzo di problema. Onestamente, ma noi, oh no, successo al first in battle, la reviera è morta, oh no, è morto il mio vecchio tizio, ah è stato catturato e questo qua ha nominato il suo successore, Claimed Knight, questo qua è malato ancora dall'inizio, questo qua è stato catturato, che siano dannati, che siano dannati, beh non è che fosse, beh, siano comunque dannati. Sempre per mantenerla sul roleplay, ragazzi, stanno succedendo situe. Mio nipote è stato ucciso in battaglia, era uno dei miei alleati e figlio di qualcuno a queste parti, quindi vuol dire che i ribelli sono riusciti a salire e a sconfiggere l'armata di Mstislav, che a quanto pare adesso è anche un ubriacone. Grande alleato che mi sono portato a casa da quella festa, no? Grande preoccupazione, potevo farmi i cazzi miei, andava tutto meglio, ma tant'è. Inoltre, sta succedendo che l'altro mio sassolino nella scarpa, il fratello il bastardo, detto anche, ma proprio così, sta venendo assalito dai suoi stessi, si sta difendendo dal conte Dimitri che vuole andare a prendergli il giro per la tirannia sempre quant'altro. Quindi si stanno indebolendo a vicenda. E qui le robe si fanno situ, cioè qua questi ribelli stanno eliminando la famiglia Rurikid, questa qui è una questione personale. E non farò nient'altro se non andare avanti a sediare, però vi tengo... Losers 22 Glory, per qualche motivo. First in battle là. Non so che cazzo stanno facendo. Stanno continuando a cambiarmi le situe qua. Di sti due tizi. Si stanno switchando questo o quell'altro per fare vai a sapere che roba. Posso nominare un successore? No, perché abbiamo gente che fa schifo. Questo qua, il successore è già stato nominato. No, perché non ce ne sono. Dovrei forse invitare qualche. Proviamo adesso, giusto per vedere qualcosa. Nominate situa. 5? Vai. L'importante è che poi me li tiri dentro.
Oh, porca puttana! La situazione familiare vedo che peggiora di nuovo. C'è un po' di... c'è un po' di casino qua. Quindi questo qua ti sta dando fastidio ed è contro quell'altro. Oh mio Dio, sta già combattendo anche contro quello lì. Fie! I Rurikid si stanno chiamando. Uno contro l'altro. Questa è mia sorella. Devo dargli una mano a mia sorella. Non si può dare una mano. Accetta. Non so in quante guerre ci stiamo infilando, ma i Rurikid si stanno piano piano annientando in guerre fraticide e contro i propri vassalli. Tra l'altro... Arrange Battle, col tuo permesso vorrei... Scusami, che cazzo vorresti fare? È morta di parto. E vuoi sposarti con mia figlia di 12 anni, la principessa Maria. Anche lei è un po' sadica, però è curiosa di scoprire come si muove metodi sadici. Ed è veloce nel spostarsi quando la gente va a prenderla in giro. Va bene, metto al fatto. Magari quando vi sposate invitami, se non moriamo ammazzati dai tizi che mi hai appena scatenato addosso. Tenendo conto che adesso, tra l'altro, per qualche cavolo di motivo, abbiamo anche uno slot in meno, nonostante mia moglie si sia alzata l'assito qua. Perché abbiamo il domain limit imputtanato? La piccola pulce del mio nipotino è stato messo al suo posto, così impara a far cazzate. Sembra che poi sia stato lui a fare guerra e non il suo reggente. Stronzissimo. L'altra rivolta invece continua a rimanere in piedi e a dare un pochino fastidino a noi. Come potete vedere, io sto facendo praticamente un cazzo. Loro sono lì sopra, si ammazzano fra di loro. Io qui sotto cerco velocemente. Dio santo, perché io sto sbagliando? Questa qua è una parte ancora a posto. Ok, allora abbiamo conquistato qua. Direi che è l'unico pezzo che rimane da conquistare. Allora forse è questo qui in alto. È possibile. Ma vediamo qua se c'è da liberare. Qua c'è da liberare. E questi 1700 li mandiamo là. Dovrebbe essere finita una volta lì. Hold up von Bambenberg. Asklem of Dachau Faustria. Perché? Ah, sono i tizi che arrivano da me. Stiamo anche spendendo relativamente poco. Quindi diciamo che è una guerra che possiamo portare avanti abbastanza bene. Però io, finita questa roba qua, vorrei tornare a farmi i cazzi miei. L'unica cosa che mi fa strano è perché il domain si è abbassato. La skill di mia moglie si era pure alzata a un certo punto. La mia si è abbassata per qualche motivo. Non sono più a 19, ma sono a 17. Che brutta storia. Ah, perché io avevo un bonus che mi faceva rimanere a 19. Però se io dovessi arrivare ad Avaro, Avaro tecnicamente mi dà di nuovo il più 2. Quindi per adesso facciamo diciamo niente a nessuno. Ci teniamo queste... questa baronia extra che non va mica male. Poi io so anche il 10% di un po'. Toss of soldi quel personaggio qua. E alla fine, in tempo di pace, dovremmo riuscire a farne anche tipo sui 12 a giro, che non è per niente male. Oh, mia figlia è diventata grande abbastanza da diventare una tizia che sa tirare le sberlocce. Mi piace la ragazza, mi piace. Sai che roba? Ti faccio sposare uno matrilinearmente che possiamo tenere qui a questo qua con la malattia o il nano. Pacca cane. Il nano sarei tentato. Roman, che è il tizio, però che cosa sposa a fare una ragazza spreca. Poi matrilinearmente Roman di Smolensk, di Minsk. Ok, non è brutta come roba di Minsk. I figli avranno l'assito, eccetera eccetera. Noi, l'importante è non fare accordi con Smolensk, potrebbe andare a prendergli il giro quando è finita tutta sta faccenda qua. Spero non manchi tanto. Eccellella, ha detto lui. Buono, siamo a zero. Vediamo se riusciamo a liberare quel territorio qua e a riportare il punteggio a un buon punteggio. E con la caduta dell'ultimo pezzettino mandiamo dentro anche gli uomini per fare un pochino più la svelta. Dovremmo aver vinto sta guerra. E loro hanno conquistato tanto là in alto, ma noi tecnicamente gli abbiamo preso tutto. Tutto, ok, buono. Oh, che bello, abbiamo pure catturato qualcuno da dar da mangiare alle nostre finanze. Chiudiamola e voglio il premio, voglio l'assito, eccolo qua. E mi sa che ci hanno pure seccato qualcuno lì in mezzo nella... Comunque, buono, tutto è bene, quel che finisce bene. Noi abbiamo onorato l'alleanza, siamo stati dei buoni fratelli, anche se in verità non doveva andare esattamente così, però almeno... Tra l'altro, dov'è che ci sono quelli che ridono? Se ridono là sotto non ci posso fare niente, ma il resto del posto... Pardon. Qualcuno è morto e devo essermi rieditato questo pezzo. Questa sta diventando velocemente una torta di merda, ragazzi. Io ve lo dico. Ve lo dico.
cosa che non vi ho fatto vedere è stata la guerra contro Smolensk, che finisce adesso, perché comunque non è che ci fosse un granché, siamo noi contro di loro e abbiamo vinto e abbiamo guadagnato un piccolo ducato là in mezzo che poi servirà non tanto a me perché voglio espandermi, ma perché metti caso muoio, sapete, i figli sono tanti maschi e hanno bisogno di mangiare parecchia terra. Il punto, ragazzi, il video oggi finisce qua così, però lo chiudiamo con un punto interrogativo, perché non ho capito perché avessi ereditato lì, ma Cinfechonf, qualcosa è successo, alla fin fine mio fratello Mstislav è morto, scomparso sotto circostanze misteriose, qualcuno l'avrà seccato, e suo figlio ha ereditato. Io pensavo, e poi quindi ha splittato la roba in due, però mi sa che è morto subito prima quell'altro, questo qua era morto leggermente prima, possiamo anche verificarlo, penso, è morto il 2 gennaio, no, Born il 2 gennaio, è morto il 5 agosto dell'83, questo è sparito a luglio, no, è sparito prima questa, non so bene, vabbè, si sarà spezzato in due il regno, poi è morto anche questo, ha riereditato questo, quella parte qua ce la siamo beccata noi, quindi alla fine dei conti questo testa di cazzo si è preso il regno per intero, no? A lui è andata bene in quella maniera lì. Non so in futuro se vorrò andare a prendergli il giro, attaccarlo o quant'altro. Quello che voglio continuare a fare adesso, più che altro nella prossima puntata, sarà finalmente o fare un grand tour o un grand tournament. Che magari lo metterò subito. Sapete che roba? Lo faccio votare agli abbonati. Almeno sono abbonati per un motivo. Un saluto, alla prossima!